Feralpi Salò, Vicenza, andiamo a rivivere quelle che sono state le emozioni della domenica allo stadio Turina di Salò, tanti tifosi biancorossi al seguito per una squadra che lasciava Giacomelli in panchina, ancora non al meglio Stefano Giacomelli, come detto tanti tifosi del Vicenza, un Feralpi Salò già battuto in Coppa Italia, una squadra comunque rivoluzionata rispetto a quella partita che sembrò abbastanza facile per i biancorossi. La prima occasione dopo un minuto di gioco con Tulli che cerca di imbeccare proprio Tiribocchi sotto porta, salva un difensore. Al sesto, bella azione della squadra biancorossa con Di Matteo che può andare al tiro dal limite, conclusione di destro alta. Ecco, il buon inizio del Vicenza lasciava sperare proprio in una cavalcata, anche perché al 24esimo Tulli colpiva di testa appena entra l'area di rigore, quasi a colpo sicuro, pallone fuori. Poi il Missussini arriva il Vinci, ogni probabilità del Vicenza in azione della partita sicura da parte dei ragazzi di Lopez, invece l'inizio del Salò è veemente, avete visto l'ingresso di Giacomelli per Tulli, poi il tiro di Miracoli bloccato a terra da Ravaglia che è il preludio al gol. Guardate Marsura che prende il pallone sulla sua tre quarti campo, aggira Mustacchio che poi all'improvviso lo molla, lo lascia andare, viene affrontato Marsura da Vinci, saltato anche Cinelli, uno slalom alla Garrincha, il pallone all'incrocio dei pali. È un gol bellissimo, un gol straordinario del Primavera dell'Udinese, ma quante pecche nella difesa biancorossa. Il primo episodio, che dopo andremo ad analizzare anche la Moviola, poi nel finale succede un po' di tutto, la conclusione fuori di Marsura al 40esimo, un rigore reclamato da Mustacchio per una trattenuta di Tantardini, la traversa colpita da Cinelli con il portiere battuto e alla fine l'ultimo brivido, ma non poteva mancare per il Vicenza il gol del Feralpi Salò annullato per fuorigioco di Miracoli. Finisce la partita 1-1.